Oggi e domani, domenica 24 ottobre, torna a Piazza Salotto a Pescara il villaggio della salute della Race for the Cure di Come in Italia per erogare gratuitamente, previa prenotazione, esami specialistici e prestazioni clinico-diagnostiche di prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere a donne appartenenti a categorie socio-economiche svantaggiate fuori dalle fasce screening previste dal Sistema Sanitario Nazionale 50 a 69 anni. La prevenzione è un'arma concreta, dice il presidente del Comitato Abruzzo di Come in Italia, Isabella Marianacci. La pioggia non ferma il rosa e non ferma la prevenzione. Assolutamente no. Nel corso del Breast Cancer Awareness Month, il mese dedicato alla lotta alla prevenzione dei tumori del seno, abbiamo fortemente voluto rinnovare il nostro appuntamento col villaggio della salute della Race for the Cure, dedicato alle donne appartenenti a categorie socio-economiche svantaggiate e fuori dalle fasce screening previste dal Sistema Sanitario Nazionale. In queste 2 giorni organizzate dal Comitato Abruzzo di Come in Italia si potranno svolgere visite senologiche, mammografie, visite ginecologiche, dermatologiche e nell'ambito delle terapie integrate consulenze nutrizionali sui corretti stili di vita e anche per quest'anno consulenze sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 per le pazienti oncologiche. Il dottor Ettore Cianchetti, coordinatore del Comitato Clinico Scientifico Abruzzo di Come in Italia. Professore, l'importanza della prevenzione è ormai nota per quanto riguarda i tumori, in particolar modo il tumore al seno. Prevenzione che forse ha avuto una battuta d'arresto in questo periodo, nel periodo precedente, a causa del Covid. Purtroppo sì, il Covid è stato devastante da questo punto di vista perché sono bloccati gli screening mammografici, quindi per un periodo abbastanza lungo non sono stati fatti gli inviti alle donne, gradualmente si sta ripartendo e però c'è ancora un grande ritardo che si cerca un po' alla volta di riuscire a colmare. E c'è anche da dire che le donne hanno avuto paura, molte donne non hanno risposto alle lettere d'invito, ma addirittura sono proprio rifiutate di andare a fare le mammografie in ospedale per la paura del Covid, quindi la giornata di oggi serve proprio a questo, a cercare di far rivincere la paura e di far rivincere la forza delle donne a capire quanto sia importante la prevenzione e quindi riprendere un po' quello che era l'andamento pre-Covid.